Buonasera a tutti, benvenuti alle Mappe del Racconto, Narrare i Territori, questa iniziativa che è a cura dell'Associazione a Mano Disarmata e del Sindacato Giornalisti del Veneto. L'Associazione a Mano Disarmata è un forum dell'informazione contro le mafie, l'illegalità per la cittadinanza, per i diritti, soprattutto per i diritti, perché noi pensiamo che sia con i diritti che si combatte l'illegalità, con la riaffermazione dei diritti. Il Sindacato Giornalisti del Veneto, Monica Andolfato, la segretaria, sarà protagonista alla prossima puntata di questi incontri che è il 2 di marzo. Adesso abbiamo in collegamento anche Daniele Vicari, a cui che salutiamo, appena arrivato. Buonasera. E noi abbiamo dato vita a questi incontri con il Sindacato Veneto per fare un piccolo punto sulla narrazione, però non l'abbiamo voluto fare solo ed esclusivamente dal punto di vista giornalistico, perché pensiamo che il racconto abbia tante facce e valga la pena di confrontarsi. Abbiamo scelto dei territori, abbiamo scelto il Veneto in particolare all'inizio, un po' perché le persone che vedete collegate sono tutte persone che hanno in qualche modo avuto a che fare con la narrazione del Veneto, poi vedremo bene perché. Questa iniziativa è stata studiata da Marta Rizzo, che vedete in collegamento, che è una studiosa di cinema, una collega che collabora con Repubblica e con altre importanti testate e che lavora insieme all'Associazione a Mano Disarmata. È stata studiata dal sottoscritto e da Susanna Bucci, che è il presidente dell'associazione. Venendo al dunque dell'oggi, quello di cui parleremo oggi. Il Veneto è una regione, forse una delle regioni che ha più distonia fra come viene raccontata e come è in realtà. Lo dico avendo vissuto 25 anni a Verona e quindi conoscendola abbastanza bene. È una regione molto importante, centrale nello sviluppo economico italiano. Pensate che Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia assommano da sole a più del 40% del PIL italiano, e quindi da un punto di vista economico sono importanti. È una regione importante perché è una regione che ha vissuto storicamente una serie di evoluzioni. Basterebbe citare, ogni tanto mi viene in mente, per esempio, che nel Veneto sono nati, diciamo, tutti i fenomeni di natura terroristica dell'area del Triveneto, diciamo, che l'Italia ha vissuto dalla Rosa dei Venti a tutte le congiure, Freda Ventura, insomma sarebbe lungo elencare, ma anche l'autonomia, le Brigate Rosse a Trento, insomma è una zona strana, contraddittoria, che meriterebbe forse di essere raccontata meglio, ma c'è chi stasera con noi e l'ha raccontata molto bene attraverso vari strumenti. Proprio l'intreccio di queste narrazioni ci premeva farvi raccontarvi a nostra volta. Quindi vediamo un attimo, vi presento velocemente i nostri ospiti. Vabbè, Marta Rizzo, vi ho detto, condurrà insieme a me questo incontro. Poi abbiamo Giuseppe Giulietti, che è presidente della Federazione Nazionale della Stampa, giornalista da tanti anni, anche se adesso in pensione, è stato parlamentare, è stato fondatore di importanti associazioni come il Gruppo di Fiesole, Articolo 21, del quale ha tuttora, diciamo, fa parte tuttora. Dopo abbiamo con noi, e veramente ringraziamo tutti di essere presenti, Massimo Carlotto, scrittore, giornalista. Si deve a lui, diciamo, l'idea di cominciare dal Veneto, perché poco tempo fa è andato in onda, ed è per questo che abbiamo qui anche Daniele Vicari, il regista Daniele Vicari, è andata in onda la serie tratta dai suoi romanzi con protagonista il detective detto l'Alligatore. Il Veneto, per inciso, ecco, è una terra di acque, un'altra delle cose che si dice poco: è chiuso a ovest dal più grande lago italiano, a est dal mare e dentro a fiumi come il Po, il Piave, il Tagliamento. Questo
quindi è una terra di acque, l'alligatore nasce in queste acque così un po', diciamo, fangose, un po' opache. E quindi abbiamo con noi, dicevo, Massimo Carlotto, abbiamo Gianni Belloni che è collega giornalista e direttore del Centro di Ricerca sulla Criminalità Organizzata, perché noi ci occuperemo del Veneto Oscuro in particolare, del Veneto Dark, si potrebbe dire, e last but not the least abbiamo con noi un importante magistrato che è Roberto Tenzo, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Venezia e autore di molte indagini, ha un'esperienza lunghissima per quello che riguarda la criminalità organizzata, perché ha lavorato tanti anni in Sicilia, se non ricordo male, alla Procura di Agrigento e poi in Veneto, sempre sul tema delle mafie. Avremo modo poi, interrogandoli, chiedendo loro di raccontarci come l'hanno raccontato loro attraverso il loro lavoro. Allora, cominciamo subito con Giuseppe Giulietti, il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, al quale chiedo di fare un'introduzione generale, diciamo, su questo tema, ma in particolare di un tema che a lui sta molto a cuore, di parlarci di libertà di informazione in rapporto, diciamo così, adesso è scomparso Giuseppe, non lo vedo più. Vabbè, se mi sente e ricompare, se ci può parlare del rapporto, se no andiamo avanti con la nostra. Tra libertà di informazione, eccolo, ricompare. Scusate, ma questo è purtroppo ecco, Giuseppe è di nuovo qua con noi. Spero che mi senta. Dicevo, il Ciao rapporto fra informazione Francesco. locale e libertà di Ciao. stampa. Vai, Giuseppe. Tanto grazie. Mi permetto di dire a quelli che ci stanno seguendo che non sono così conciato, non sono passato in clandestinità, ma sto comunicando in attesa di un treno, quindi non mi posso levare la mascherina e quindi volevo rassicurare tutti. Guarda Paolo, io sarò breve perché in realtà le persone da ascoltare sono tutte le altre che hanno testimonianze molto più ricche delle mie. Ho voluto esserci semplicemente per dire a me stesso, alla federazione, alle colleghe e ai colleghi giornalisti ai quali io non ho niente da insegnare, che l'importanza di un'iniziativa come questa è mettere in collegamento i giornalisti con le competenze, con chi sa usare le parole in altro modo, la scrittura, il cinema, il disegno, ma anche le inchieste dei magistrati. Perché noi abbiamo bisogno, contrariamente a quello che dicono alcune colleghe e colleghi, di rapporti più forti con pensieri lunghi e pensieri profondi. È la superficialità l'elemento drammatico che porta a delegittimare in tutti i modi la professione, in particolare quando si parla di temi come questi. A mano disarmata ringrazio Marta, Paolo, ringrazio tutti e ringrazio Monica Andolfato che ci ha creduto. Ha una caratteristica che io segnalo, che produce pensieri lunghi. Questo c'entra con la narrazione. Noi siamo invasi anche nel Veneto da un'ideologia della velocità, superficialità, consumo. E va benissimo la velocità, e va benissimo l'innovazione. Ma se io divento strumento e non ho pensiero critico, non ho pensiero lungo, non alimento i pensieri lunghi, metto in discussione il principio di libertà di informazione e il principio di legalità. A mano disarmata, poi lo dirà meglio Butturini, riprende, e qui c'è Roberto Terzo, Belloni, ne sanno molto più di me, ma in realtà dietro questa parola a mano disarmata, che a me piace, c'è anche quel parlatore ovunque di Falcone e di Borsellino, quel parlatore ovunque dei migliori giornalisti che si sono occupati di questi temi, che è l'esatto contrario di rimuovete comunque, e parlatene, parlatene non è un generico bla bla bla, ma il riconnettere parole e cose. Questo non avviene soltanto attraverso la centralità del giornalismo. Non avete certo bisogno dei miei. Se io dovessi indicare una bibliografia del passato, ma io l'idea di un Veneto che tendeva su un principio falso di identità a rimuovere il male oscuro, citazione di Berto, ma ce l'avevi anche in Signore e Signori, ce l'avevi nel commissario Pepe. Ce l'hai nelle descrizioni di Marco Paolini, ce l'hai in quel Libera Nossa Malo di Meneghello,
ce l'hai nei romanzi di cui avete parlato, di Carlotto, ce l'hai nella narrazione filmica di Daniele. A me cosa appassiona di questi signori, se posso parlare di narrazione, Paolo? È che sono radicali nella descrizione senza cadere nel radicalismo, che è cosa assolutamente diversa. Radicalità è connettere cose e parole. Ecco la narrazione che serve nel Veneto e non solo nel Veneto. Il radicalismo ha più a che vedere con l'ugola che non con l'intelligenza. I più rivoluzionari che io ho conosciuto non gli ho mai sentito dire una parolaccia, perché era talmente pesante la loro descrizione che non avevano bisogno di condirla. Il Veneto, mi dice, sì, io ci ho vissuto, ci vivo, è inutile negarlo. Il Veneto, come la Lombardia, come in parte la stessa Emilia-Romagna, ha sofferto anche nella. Io parlo di me stesso, per carità di Dio, proprio non riesco a essere giudice di nessuno, parlo di me stesso. Ha sofferto sicuramente di sottovalutazione, ha sofferto di rimozione, ha sofferto di negazione. Ma voi vi ricordate quella puntata televisiva dove Saviaro parlò delle infiltrazioni mafiose in Lombardia? Che la Rai comicamente fece una puntata di rimozione su qualcosa che era assolutamente vero e fu fatta la riparazione. E quante volte nel Veneto si sente la frase, si è sentita e si sente: diffidate di chi vuole sporcare il territorio, se posso dire una cosa ai giornalisti che narrano, diffidate di chi dice, di chi usa l'espressione, Roberto III ve lo dirà meglio di me, di chi usa l'espressione volete voi rovinare l'economia, volete voi distruggere il territorio, no, il compito di chi narra è darrà, è illuminare le oscurità. Se c'è una cosa che è mancata a lungo, sempre assumendosi responsabilità individuali, e come avrebbe detto un grande giornalista che non c'è più, Roberto Morrione, portavoce di Libera con Don Ciotti, e fatemi ricordare il mio predecessore Salto della Volpe, che ha fatto un dossier sul Veneto insieme a Libera, come lo hanno fatto sull'Emilia, è il nesso tra testo e contesto. Sapete qual è uno dei modi per non penetrare nelle oscurità e produrre dei testi che non abbiano il contesto, dico meglio. I più bei documenti che ho letto sono alcune relazioni della Procura, sono alcune relazioni della Commissione Antimafia, penso a Rosy Bindi a Verona e non solo, perché c'era il testo e il contesto. Il contesto che cos'è? Se io non ricordo che quel signore è già stato condannato più volte, se io non ricordo le connessioni di quelle aziende, se io non vado a riconnettere i legami tra quelle aziende e altri luoghi del territorio, se io non faccio capire che nel Veneto la mafia non è quella della Sicilia, ma per esempio penetra attraverso il volto sorridente dell'albergatore che conosco o del costruttore del mio quartiere, e non capisco che in questo caso l'identità costruisce altre forme, altri linguaggi, io non riesco a capire quello che accade. Non è vero che nel Veneto poi non ci sia stato anche chi ha fatto questo lavoro, Molti sono collegati. Fatemi ricordare le minacce da Eraclea a Monica Andolfato, poi parlerete la prossima volta con alcune colleghe e colleghi, penso a Ugo Di Nello, penso a Luara De Francesco, penso alla Vaccari. Vi ricordate le prime inchieste a Verona? Quando Report va a Verona? Quando l'ex sindaco Tosi fa 150 querele contro i cronisti? Quando c'è proprio un uso della querela bavaglio? Quindi nel Veneto qualcuno ha provato ad accendere i riflettori. Allora, secondo me, ho terminato. Penso che giornaliste e giornalisti, ce ne sono molti, molti lavorano anche in blog, siti, giornali, dovrebbero trovare una forma di alleanza con tutti coloro che cercano di illuminare le oscurità, mettendo insieme le competenze e non diffidando reciprocamente, diffidando, cioè, avendo una forma di diffidenza, quasi di paura, perché questo porta a creare situazioni che rischiano poi di essere pericolose per la comunità. Io vorrei ricordare due esempi, ho terminato Paolo, magari un'altra volta parliamone di questi due esempi, che secondo me sono stati esempi di coraggio civile e anche di coraggio giornalistico e che andrebbero ricordati non per mettere una targa alla memoria, ma sono esempi di educazione alla legalità e all'informazione. Uno è un magistrato, lo conosce bene, Roberto III, e almeno io ce l'ho nel cuore per la sua serietà e il suo rigore. Penso a Francesco Saverio Pavone, che è stata una persona di grande serietà, perché non possiamo descrivere tutti solo nel male, ci sono delle positività.
che sono, riguardano il mondo della magistratura, della scrittura, dei poliziotti, dei registi, degli autori, dei giornalisti, e che non riescono spesso a fare rete nel modo migliore, che non è connivenza, ma è il rispetto del proprio ruolo. Francesco Saverio Pavone ha fornito materiali, insieme ai magistrati, che se letti sono delle miniere per chi vuole continuare a indagare, penso ai giornalisti. E l'altra è una giornalista, e chiudo su questo, perché non è un problema dell'oggi, è un problema della rimozione e negazione. Daniele, che ha fatto grandi film e grandi ricostruzioni, sa a cosa mi riferisco. Si chiamava Tina Merlin, una delle poche giornaliste a dire: guardate cosa sta accadendo nel Vajont. Non si chiamava mafia, ma intreccio tra interessi forti, politica corrotta, devastazione territoriale, che è una connotazione specifica del Nord-Est, cancellazione del diritto all'esistenza. Tina Merlin fu insultata, aggredita, perseguitata, chiamata carogna. Fu portata in tribunale e ha vinto le sue battaglie. È stata un'antesignana. Allora, non è che io sia un maniaco del passato, penso che tenere presenti alcuni di questi percorsi e valorizzarli come fa a mano disarmata possa essere utile a chi non ha conosciuto costoro per avere un futuro di dignità e di legalità. Mi piacerebbe un giorno, lo dico anche a Monica che ci ascolta, che dedicassimo due ritratti a Francesco Saverio Pavone, a Tina Merlin, ce ne sono altri, perché ci sono delle positività che possono fruttare semi per il futuro di ciascuno di noi. Ho preso anche troppo tempo, grazie Paolo, grazie a voi. Grazie mille Giuseppe, no, no, hai preso il tempo che occorreva per dire un'introduzione fantastica alla nostra chiacchierata. Consentitemi prima di dare la parola a Marta Rizzo e intanto dirle grazie per tutto il lavoro che ha fatto, il grande lavoro che ha fatto per organizzare questo incontro insieme a noi. Volevo salutare, perché quando parlava Giuseppe di presenza sul territorio e di... noi tutti non abbiamo potuto metterli insieme, insomma, ma ho visto che fra i partecipanti c'è Pierpaolo Romani, che è responsabile di Avviso Pubblico, che è un'altra di quelle associazioni che lavorano sul territorio con i sindaci, con i consiglieri comunali, con tutti quelli che si battono contro la criminalità, rischiando in prima persona, e quindi lo cito proprio perché attraverso lui voglio ringraziare tutti quelli che ci danno una mano a portare avanti questo lavoro. Marta, tocca a te e a Massimo Carlotto. Grazie a tutti, buonasera, buonasera, grazie Massimo, grazie Daniele, grazie a tutti che siete qui. Io volevo cominciare con una domanda a Massimo. La verità dell'alligatore è un libro del 1995, quindi sono passati, è il primo libro della serie, sono passati 26 anni, 10 libri, tra i quali un fumetto. Tempo tu hai studiato, analizzato, raccontato, e narrato attraverso l'alligatore, il tuo Veneto e i legami che qui si instaurano tra criminalità vera e propria e potere, ma per potere intendiamoci, parliamo dell'imprenditoria, dell'economia, della politica, di tutti i meccanismi anche che riguardano la legge e quindi anche gli abusi delle forze dell'ordine alle volte. Come si sono evoluti questi legami fra criminalità e tutte queste varie forme di potere? All'inizio sembravano più circoscritti, poi sono diventati di massa. Ce li racconti tu? Ma sai, il noir usa il crimine come una scusa per raccontare la realtà. Però il crimine deve essere raccontato bene, in maniera assolutamente precisa. È una novità degli ultimi 20 anni del noir, il fatto di rifarsi a delle indagini, lo scrittore si trasforma in un giornalista investigativo per raccogliere quegli elementi di trama che poi verranno miscelati alla trama romanzesca.
Io mi sono avvicinato a questo tipo di narrativa perché mi interessava raccontare questo paese. Però per raccontare questo paese bisognava raccontare il Veneto, che era assolutamente interessante. In quegli anni c'erano quasi tutte le università europee che studiavano questo territorio da un punto di vista criminale, nel senso che era un'assoluta novità, nel senso che per la prima volta in questo paese un sistema economico, la cosiddetta locomotiva d'Italia, si era rivelata un vero paradiso per il riciclaggio, per cui c'era tutto questo movimento di culture criminali che arrivavano non solo dall'est europeo dopo la caduta del muro di Berlino e si insediavano in questo territorio. È stata una storia molto interessante da raccontare e come diceva Beppe Giulietti prima, era necessario partire dalla devastazione del territorio che è sempre stata una costante nella relazione tra crimine e società. E quindi degli anni con grandissima velocità, con questo ne ho parlato molte volte anche con Gianni Belloni, le relazioni si sono trasformate. All'inizio la criminalità era molto più marginale, poi negli anni la criminalità si è stratificata per cultura, per cui le ultime culture che arrivavano sul territorio erano quelle immediatamente visibili, che si avevano comportamenti di un certo tipo, mentre quelle che si erano evolute avevano imparato a nascondersi all'interno delle pieghe della società, ma soprattutto all'interno delle pieghe del sistema produttivo. E quindi questo ha cambiato, ma quello che ha cambiato, secondo me, in maniera radicale, sono stati i rapporti tra tre ambienti, tra spezzoni corrotti di tre ambienti della nostra società, che in realtà dovrebbero essere assolutamente immacolati, e mi riferisco alla politica, all'imprenditoria e alla finanza, con alcuni settori tipicamente criminali legati alla criminalità organizzata. Credo che questo sia stato il salto di qualità più interessante da raccontare attraverso i romanzi. Sì, per quanto riguarda invece la questione più prettamente, ecco, sociale, in un'intervista del 2011 tu dici appunto è nato un cedimento morale collettivo, il mio impegno è quello di sfatare il mito di un nord-est operoso e soprattutto pulito. La locomotiva d'Italia si è sempre basata su un sistema fortemente illegale. E allora come si è costruita una mentalità illegale che poi sconfini nella criminalità è importante, ma non in questo caso, cioè come si crea nella società una mentalità criminale che nemmeno quasi si rende conto di esserlo, come dire. Beh, qui però bisogna fare attenzione, nel senso che il Veneto è una società, c'è una società complessa, perché per esempio questo è il territorio dove ci sono il maggior numero di associazioni di volontariato a livello nazionale e questo è un segno ben preciso, il Veneto è una questione complessa. Però, secondo me, negli anni ci sono state delle modificazioni antropologiche. E nella percezione, per esempio, del reato mafioso, nel senso che a un certo punto la mafia è diventata improvvisamente non così cattiva, insomma, no, a tratti anche buona. A me è capitata in una libreria del profondo nord-est di iniziare a parlare del territorio e dire: guardate che qui sono arrivati i casalesi, qui stanno combinando tutta una serie di cose, non ve ne siete accorti. E un signore si è alzato, un signore, un mio lettore, si è alzato in puro dialetto veneto, mi ha detto: ma che problemi hai? Nel senso che se qui arrivano i soldi sporchi, grazie al nostro lavoro,
alle nostre aziende, diventa pulito, sostiene l'economia. Ed è un, secondo me, questo è un segnale di un cambiamento antropologico molto preciso, che secondo me dovrebbe essere indagato più a fondo. Ma d'altra parte, gli esempi non sono stati, voglio dire, straordinari dal punto di vista etico. La cosiddetta locomotiva veneta, che è la locomotiva d'Italia, che era un modello a livello nazionale, in realtà si basava in gran parte sul lavoro nero e sull'evasione sistematica delle imposte. Così sono state accumulate grandi ricchezze, grandi capitali. Non solo, ma già al tempo, a proposito di devastazione del territorio, ci sono state tutte le inchieste che hanno smascherato quel meccanismo in cui rifiuti industriali, rifiuti ospedalieri veneti finivano nella terra dei fuochi. Io ho scritto un romanzo, Nord-Est, dove io e Marco Videtta siamo stati i primi a raccontare la terra dei fuochi in un romanzo. È stata seguendo questa pista che portava lì. E voglio dire, e anche lì c'erano truffe alla regione, c'erano queste scatole vuote dove dovevano entrare questi camion pieni di rifiuti e in realtà prendevano la strada della Campania. Adesso c'è invece un meccanismo opposto, nel senso che siamo noi ad ospitare i rifiuti e Daniele, nella fiction dedicata all'alligatore, ha raccontato in maniera straordinaria, voglio dire, e con grande puntualità, perché la gente ha visto le puntate, gli spettatori hanno visto le puntate dove mi hanno scritto dicendo: ma sta parlando di un'inchiesta di un mese prima, dice, come avete fatto a saperlo? Dice, è un modo di vedere, di interpretare il territorio. È esattamente così, poi ne parleremo anche con Daniele. E a proposito di quello appunto che diceva Giulietti, ma di quello che stavi anche dicendo tu, l'essere chirurgici nel raccontare, nel narrare i propri territori è fondamentale. E diciamo che tu lo sei stato, lo sei tuttora, lo sei sempre stato. I tuoi libri non sono mai consolatori, sei tu stesso a dirlo, io spero che i miei libri creino dubbi e inquietudini. Ecco, a proposito di quello che dicevi prima del lettore, nella libreria del Profondo Veneto, questo tuo modo così profondo di entrare nei meccanismi oscuri della tua terra, ma in maniera netta, seria, chirurgica e nelle parti anche più intime e inaspettate della piccola e media borghesia veneta, e questo per chi non avesse letto i libri, ma per chi avesse visto la serie è molto anche evidente. Questo modo di raccontare, come ti ha legato ai tuoi lettori? Si sono più avvicinati a te o allontanati per una forma quasi di rimozione, di non ammissione di far parte di questa realtà che tu racconti? No, i lettori di Noir sono lettori molto informati. Chi legge questo tipo di narrativa molto spesso si sono avvicinati a questo tipo di lettura perché in qualche modo pensavano di essere informati. Questo tipo di narrazione nasce dal rapporto perverso che questo paese ha con la verità. Voglio dire, questo è assolutamente evidente e ogni romanzo è condivisione, ma anche conflitto. A me è capitato di leggere anni fa lettere sui giornali in cui venivo accusato di parlare male del Veneto, che voglio dire, questa è una cosa che capita a tutti. Se tu denunci le cose in questo territorio, ti accusano di essere dall'altra parte e di parlare male del tuo territorio, ma il romanzo serve appunto a seminare dubbi e inquietudini. La mia speranza è che ogni volta che un lettore finisce il romanzo, spero che si sia divertito,
che il romanzo gli sia piaciuto, ma spero anche che vada ad approfondire i temi che sono stati denunciati nel romanzo. E voglio dire, e da questo punto di vista è assolutamente, voglio dire, semplice reperire materiali e approfondire, perché in Veneto oggi c'è una contronarrazione, secondo me, molto puntuale. E questo può essere, voglio dire, ci sono tutta una serie anche di associazioni che si muovono in questa direzione, quindi il lettore si può informare e lo fanno, però c'è anche il lettore che legge solo per divertirsi e anche poi ti dice, ma sei sempre esagerato su alcune cose. E il problema è che, appunto, a me non interessa consolare, c'è nel mondo del romanzo poliziesco, anche molti autori che si dedicano al giallo, dove abbiamo un crimine, un'indagine, una soluzione, quello è sempre consolatorio. Noi noiristi facciamo altro, noi ci guardiamo intorno. È esattamente così. Ecco, senti, grazie intanto a questo primo intervento. Faccio una brevissima nota per chi ci ascolta. Noi adesso esauriremo questa prima tornata, diciamo, di interventi e poi lasciamo a voi la parola. Se volete, potete fare domande sulle chat o di Facebook o di YouTube. Cercheremo ovviamente di prendere, di selezionare. Perché tutte evidentemente siete molti quelli che ci stanno seguendo e anzi vi ringraziamo tutti per essere presenti questa sera. Gianni Belloni, dicevo prima, è un giornalista, è uno studioso del fenomeno, collabora con l'Espresso e altre testate, quindi è una di quelle figure che citava prima Giulietti a cavallo, insomma, qualcuno che getta pensieri lunghi, insomma, che progetta e getta pensieri lunghi. Per restare in tema di acqua, quello che descriveva adesso Massimo Carlotto è un fiume di denaro, diciamo, che scorre, che ha scorso, che scorre, nel Veneto, e questo fiume non sempre è trasparente, non sempre l'acqua di questo fiume è limpida, e c'è una storia, un insediamento, diciamo, che storicamente si è sviluppato all'interno del Veneto. Ce lo puoi un po' raccontare dal punto di vista noi abbiamo intitolato il tuo intervento da Campolongo Maggiore a Eraclea, insomma, per dare i due estremi di una storia di insediamento, di localizzazione, di corruzione, di cui ci parlerà dopo anche il dottor Terzo, dell'economia veneta. C'è un tuo libro molto bello, che si chiama proprio Come pesci nell'acqua. Come vedete, l'acqua stasera è un elemento che torna in continuazione dall'alligatore in poi. E quindi questo è il tema che ti chiederei nella brevità, ovviamente, di questo intervento, di affrontare. Sì, grazie. Come pesci nell'acqua, scritto con Antonio Vesco. Lì abbiamo cercato di rintracciare una geografia, no, di questo fenomeno, tra le altre cose. E quindi, beh, partiamo da Eraclea, allora, il Veneto orientale. È interessante l'insediamento mafioso nel Veneto orientale perché lì parliamo di un insediamento, in quel caso di Camorra, che si intreccia in maniera, a mio parere, abbastanza evidente con quelle che sono le evoluzioni del modello di sviluppo del territorio. Siamo sul litorale veneto, siamo in un territorio che ha avuto un processo di edificazione fortissimo, velocissimo, massiccio, partendo da niente, cioè da una situazione abbastanza desertificata, desolata, di un territorio che era figlio delle bonifiche. E che in pochissimo tempo raggiunge livelli di sviluppo molto alti, grazie soprattutto al ciclo edilizio. E lì c'è l'insediamento di questo gruppo camorrista che è stato appunto colpito da un'inchiesta molto recente della magistratura, ed è proprio la loro capacità di stare dentro questo ciclo di sviluppo dell'edilizia e poi della somministrazione di manodopera, ma anche dentro le debolezze di quel modello, anche dentro le debolezze, ad esempio, della parte politica, perché noi siamo dentro dei piccoli paesi con una società civile molto flebile,
molto rarefatta, che ha tantissimi abitanti d'estate ma pochissimi abitanti d'inverno e che ha un ceto politico che dipende tantissimo dai potentati economici e dagli interessi puntuali e che quindi va a chiedere l'appoggio dei diversi interessi politici senza una visione, diciamo, autonoma. Qui abbiamo la prima condanna per concorso esterno dell'ex sindaco, stato per tanti anni sindaco, che ha avuto una carriera politica all'interno della Democrazia Cristiana e poi di Forza Italia, che in realtà è abbastanza banale, è abbastanza simile alle traiettorie e alle carriere politiche di tantissimi politici di questo territorio, cioè di una politica che si mette al servizio, senza la capacità di orientare, al servizio della crescita economica, qualunque essa sia, e da qualsiasi attore venga interpretata. Questo succede nel Veneto orientale. Facciamo un salto. Un altro insediamento spesso importante, interessante, è quello di Verona. L'abbiamo accennato prima. Un insediamento che nasce ricordiamo, Paolo Buttolini se lo ricorderà molto bene, era la Bangkok d'Italia negli anni Ottanta, il crocevia del traffici di eroina più importanti che avevamo in Europa. Dagli interessi nel commercio delle sostanze e quindi nel settore illegale dell'economia, abbiamo l'insediamento e la capacità di entrare all'interno dell'economia legale attraverso alcuni settori come l'edilizia e l'autotrasporto. E poi tra Verona e Veneto orientale, situazioni molto diversificate, molto improntate appunto a una capacità di interlocuzione con l'imprenditoria, anche perché gli stessi mafiosi sono di fatto degli imprenditori e quindi non hanno un linguaggio, degli interessi, delle modalità molto diverse da quelle che sono gli imprenditori autoctoni. La capacità di relazione, diciamo così, è facilitata perché molto spesso una parte significativa di quel linguaggio è identico, no? O comunque si comprende. Penso che per noi, come giornalisti, in Veneto abbiamo qualche problema in più, forse. Io quando ho iniziato a occuparmi di questi temi, ed è tutta colpa di Massimo Carlotto, qui lo dico, quando ho iniziato a occuparmi di questi temi, non c'erano, erano molto rarefatte le attività della magistratura su queste vicende, il materiale era pochissimo, se ne parlava poco. Poi, l'inchiesta Aspide, di cui poi forse parlerà il dottor Terzo, è stato un po' da uno spartiacque, no? Da lì poi c'è stato un impegno della magistratura e poi negli ultimissimi anni una forte azione di contrasto, che vuol dire anche l'accesso a molti materiali. Per noi giornalisti, la produzione di materiali da parte della magistratura è una cosa vitale, è una cosa importantissima. Però la nostra capacità di narrazione di questi fenomeni ha comunque dei grossi problemi anche adesso. E ne vorrei citare, Paolo, se sei d'accordo, solo tre, molto sinteticamente. Uno che secondo me, si parla di mafia, ma si fa molta fatica a parlare di mafiosi, cioè si parla di mafia come questo grande fenomeno, questo grande esercito, ma facciamo fatica a arrivare puntuali sulle gesta, la quotidianità, le relazioni, il comportamento, le dinamiche dei mafiosi. Cioè facciamo ca fatica a capire chi sono e anche a capire la loro normalità e le loro relazioni con il mondo non mafioso. E quindi tenendo questa generalità diventa un po' una cosa indistinta, che magari è molto evocativa, magari fa molta paura, magari conquista i titoli dei giornali, però rimane una cosa un po' poco prendibile. Poi c'è questo meccanismo che è il faro puntato sulle mafie. Ok, le mafie, importante, ma il faro puntato sulle mafie mette in ombra le relazioni che le mafie hanno con la società locale.
come ci diceva un investigatore, ma questi qua senza i commercialisti dove vuoi che vadano? Ecco, io penso che questa risposta vada incisa, cioè nel senso che le relazioni con quella che possiamo chiamare l'area grigia, che è un termine però su cui è bene non equivocare, con l'area grigia è fondamentale, non è accessoria all'attività delle mafie. Se non riusciamo a capire bene qual è il ruolo e qual è il protagonismo di chi è in relazione con le mafie, facciamo fatica a capire il disegno del sistema, perché la mafia da sole non combinerebbero assolutamente nulla. E poi c'è l'altra questione che è fondamentale soprattutto nel dibattito politico e nella politica veneta. Continuare, ne parlava Massimo. Le mafie come altro da noi, come un nemico esterno, come qualcosa che ci viene addosso e ci inquina, attacca il nostro modo di vivere la nostra società, la nostra economia, che di per sé sarebbe sana. Questo continuo evocare un nemico esterno e le mafie come qualcosa appunto di un po' extraterrestre, poi, tanto più che vengono anche dal sud, quindi fa tutto comodo. Ecco, è un grande lavarsi la coscienza, è un grande dispositivo retorico per la politica, per mantenere l'assetto retorico su cui si fonda e ci crea dei grossi problemi, e ci sta creando dei grossi problemi. È una retorica che comincia a spicchiolare, perché insomma i fatti sono testardi e alla fine insomma, si fa anche fatica di fronte a un'inchiesta come quella di Eraclea, ai fatti che succedono a Verona, eccetera, eccetera, a continuare a ignorare le relazioni, i ruoli che ha la società veneta all'interno dei business, all'interno dei quali c'è anche la mafia. C'è anche la mafia perché il problema grosso è che a fronte dell'attività di contrasto che finalmente salutiamo dopo diversi anni in cui forse non è stata così presente, diciamo così, e sì, possiamo anche estrarre il gruppo, diciamo così, dei calabresi che fa queste cose, ma il sistema di relazioni corruttivo, di economia criminale, eccetera, eccetera, rimane anche senza di loro, magari in termini un po' diversi, un po' meno spregiudicati, un po' meno rozzi, però è questa la questione, cioè, e come diceva benissimo Massimo, guardare alla criminalità per guardare la nostra società, la società dei non criminali, perché la criminalità è un grande specchio che deforma, ma mette in luce quello che sono i nostri problemi. E quindi non alimentare il feticcio dei mafiosi, ma capire dove i mafiosi vivono e dove si relazionano, perché sono le reti il problema grosso. Quindi parlare. Ovviamente non c'è polemica su questo. Parlare un po' di più dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, degli imprenditori, eccetera, eccetera, e non dico un po' meno dei mafiosi, ma delle relazioni che hanno con i mafiosi. E poi volevo solo chiudere su questo perché secondo me è fondamentale, una cosa a cui tengo molto. Le relazioni tra mafia e imprenditoria. Gli imprenditori hanno delle relazioni in cui possono variare da una sudditanza, cioè dal fatto di essere vittime, diciamo così, al fatto di essere collaboratori in partnership con la mafia, se non addirittura anche in alcuni casi gestirla la mafia, no? E poi c'è tutta una tonalità di grigi tra questo e quello, tra la vittima e l'alleato. Nel caso dei lavoratori, invece, sono tutte vittime e non se ne parla abbastanza. Perché il ruolo delle mafie nella gestione della manodopera sta diventando centrale ed è una questione su cui veramente bisognerebbe aprire tantissime questioni. Perché sì, gli imprenditori, ma qua c'è un problema enorme che riguarda i diritti del lavoro e riguarda i lavoratori trattati come merce anche da questo tipo di organizzazioni. Spero di essere stato dentro i tempi. Benissimo Gianni, perfetto, grazie mille. Tocca di nuovo a Marta che chiama in causa Daniele Vicari. Fatemi solo dire una cosa, io ringrazio Daniele perché è un po' una sfida quella che lui ha accettato, nel senso che non essendo veneto e non avendo, diciamo,
A parte l'allegatore, diciamo, familiarità col Veneto, direttamente è chiaro che gli abbiamo gettato questa provocazione perché appunto è stato protagonista come regista dell'allegatore, anche se il tema del territorio è ben presente nel cinema di Daniele, penso per esempio a Il passato è una terra straniera che parlava della Puglia, ecco, quindi, ma lascio la parola a Marta nelle sue domande. No, Daniele, grazie infatti per essere qui con noi, ma insomma, tu hai raccontato benissimo questa parte di territorio. Tant'è vero che la serie, appunto, che è prodotta da Domenico Procacci e dalla Rai ed è visibile su Rai Play sempre, è tratta da tre romanzi del 1995, del 2000 e del 2002, quindi c'è stato un grande lavoro, come diceva Massimo, anche di attualizzazione dei fenomeni lì in Veneto. Quindi il tuo lavoro sul territorio, insieme tra l'altro a Massimo, che ha scritto la sceneggiatura, il tuo lavoro è stato un lavoro molto importante di attualizzazione. Ce ne vuoi parlare? Ma no, allora, la questione, il problema fondamentale che avevamo di fronte, cercando di realizzare quest'opera così particolare e complessa che è l'Alligatore e che appunto ha una cadenza nel tempo molto singolare e difficile da tenere sotto controllo perché l'alligatore, diciamo, cresce nel tempo, si modifica, è un essere umano quasi, diciamo, no, quasi, è un essere umano esistente. Il lettore di Alligatore lo ha conosciuto durante quasi tutta la sua vita. Parlo della vita del lettore, quindi in qualche modo si è abituato a specchiarsi nelle vicende di Alligatore. Ecco, la cosa più difficile per realizzare un'opera cinematografica o un'opera televisiva da Alligatore era questa qui, no? Per cui abbiamo dovuto in qualche modo fare una forzatura sui romanzi di Massimo e rendere Alligatore in qualche modo rendere Alligatore dare ad Alligatore una coerenza che in realtà nei libri, per fortuna, non ha. Nei libri Alligatore è molto vivo e passa quasi da un'epoca all'altra, senza che noi ce ne accorgiamo, perché queste epoche coincidono con i momenti, con i diversi momenti della nostra vita. Invece nell'opera televisiva l'unità di tempo era fondamentale, per cui a questa forzatura noi che cosa abbiamo dovuto far corrispondere un tentativo di lettura in profondità del personaggio di Alligatore e un'esasperazione del suo legame con il territorio. In questo senso le cose che state dicendo, secondo me, riverberano tutte dentro la serie. Perché dico un'esasperazione della profondità e del rapporto con il territorio? Perché cinematograficamente quello che noi raccontiamo è un territorio poco raccontato, assolutamente intrigante e pieno di mistero, che è il mistero che Alligatore cerca di svelare ogni volta, ma Alligatore cerca di svelarlo a se stesso questo mistero. E il territorio del Veneto, in particolare di quella parte del Veneto che è appunto la laguna, è un territorio, no, come si direbbe, iconico, che ha un impatto visivo fortissimo e in qualche modo diventa subito metaforico. Alligatore, dentro questo mondo metaforico, ci aiuta ad entrare nell'immaginario criminale in una maniera estremamente interessante ed è il motivo principale per cui io ho accettato questa. La possiamo definire quasi una sfida, perché
appunto le opere letterarie di Massimo non sono tanto addomesticabili, sono molto difficili da rendere nella linearità del racconto cinematografico. Il rapporto tra Alligatore e il crimine è un rapporto psicologico, quasi psicanalitico, perché Alligatore non ci sta bene nel crimine. Lui non ha un rapporto lineare con il crimine, ha un rapporto che si può definire critico, cioè si mette continuamente in crisi l'esistenza stessa di Alligatore. Questo dinamismo, il motore di questo personaggio, è proprio la sua continua crisi, che mette in crisi anche il modo in cui lui vive il suo territorio. Questo territorio è così profondamente infilzato dai poteri di ogni genere, mette un po' sullo stesso piano i poteri politici, quelli economici e quelli criminali, e tutti questi poteri diventano in qualche modo tutti nemici del personaggio di cui stiamo parlando, di Alligatore. E questa orizzontalità del potere e pervasività del potere è la continua sfida che la realtà lancia ad Alligatore. E gran parte del fascino di questo straordinario personaggio che ha creato Massimo, ha a che fare proprio con la capacità di trovare le increspature dentro questa orizzontalità del potere o dei poteri, possiamo dire, e tutte le sfumature che ci sono tra legale e illegale nei romanzi di Massimo sono rappresentate all'ennesima potenza, alla massima potenza. E noi abbiamo provato nel racconto cinematografico a non soccombere di fronte a questa complessità. Per cui Alligatore, per esempio, non è un uomo che accetta la sconfitta e allo stesso modo non accetta la vittoria, nel senso che non la pratica. In questo senso non è né un perdente, né un uomo perdente, né un uomo vittorioso. È un uomo, diciamo, problematico, e questa sua problematicità, secondo me, ci aiuta anche a capire molto bene che cos'è il crimine su un determinato territorio molto particolare come quello del Nord-Est, ma che in qualche modo, se per me, nella mia testa, diciamo, ha sempre in qualche modo avuto a che fare con l'Italia intera. È il nostro paese che è una laguna difficile da comprendere, ed è il nostro paese che con il mondo criminale ha una relazione, diciamo, oscura, non solo complessa, ma problematica, piena di magagne che vanno indagate. Eh sì, è esattamente così. E infatti, veniamo anche proprio ai personaggi e anche agli attori a questo punto, perché è stata fatta anche un grande lavoro sull'attualizzazione di alcuni personaggi, pensiamo per esempio a Max La Memoria, ma insomma anche all'attualizzazione di alcune figure importanti tra gli attori. È un grande spazio invece che tu dai nella narrazione dell'Alligatore visiva alle figure femminili. C'è stato un grande lavoro sui personaggi, non solo sull'Alligatore e quindi sulla scelta dell'attore, ma un po' su tutti. Ci vuoi parlare del modo in cui sono stati scelti tutti questi personaggi che a loro modo sono molto complessi e anche ovviamente Gioachino Rossini, Beniamino Rossini. È un bel Gioachino Rossini era stato. Ma ogni volta io faccio questa cosa. Gioachino. Beniamino. Beniamino. Beniamino Rossini. No, allora, nei romanzi di Massimo sono già contenute queste ectoplasmi, diciamo, che poi nel cinema diventano qualcosa di apparentemente più concreto di quello che sono sulle pagine, perché hanno il volto e la voce di un attore o di un'attrice, no? E quindi in qualche modo sembrano più determinati, più
come posso dire, più identificabili, proprio perché hanno questo corpo e questa voce che l'attore presta al personaggio. Ma tutto diciamo, il lavoro su tutti questi, sulla galleria di personaggi di Alligatore, la serie, è passata attraverso un coinvolgimento che tra l'altro è stato un privilegio per quanto mi riguarda, un coinvolgimento profondo di Massimo Carlotto, perché diciamo, la prima cosa che a me è stata chiara quando mi è stato chiesto di affrontare questo lavoro è che noi avremmo potuto fare tutti gli errori del mondo, ma non avremmo mai dovuto in nessun modo tradire l'immaginario dentro il quale Massimo fa esistere questi ectoplasmi, cioè questi personaggi che un po' sfuggenti, molto particolari, pieni di storie personali straordinarie, che possono, ognuno di loro può diventare uno spin-off di Alligatore, da Marielita a Greta, appunto. Greta, tra l'altro, è un personaggio che nei racconti di Massimo esiste solo così nei ricordi e nella fantasia di Alligatore, perché fin dal primo, nel primo romanzo fa una fugace, diciamo, apparizione a Nizza in un locale fumoso e poi scompare completamente, no? Se noi abbiamo potuto far vivere Greta nel racconto cinematografico è perché il suo inventore, diciamo, la persona che ha dato i natali a Greta, era con noi e ci ha permesso di farlo senza perderci, senza perderla poi, senza ridurla ad una macchietta o ad una funzione narrativa. Per cui il lavoro fatto sui personaggi ha questa matrice. Io ho tentato in tutti i modi di, come posso dire, carpire dai libri e da Massimo stesso lo spirito profondo che anima questi personaggi. Questi personaggi, tutti i personaggi che stanno intorno ad Alligatore, sono tante facce, diciamo, sono le tante sfaccettature del personaggio di Alligatore. Io almeno così l'ho interpretato, perché Alligatore è un personaggio casa, dentro di lui abitano tutti gli altri personaggi, e dentro questa casa, diciamo, non è facilissimo entrare, perché l'unico ad avere la chiave per entrarci e a conoscerla davvero fino in fondo è l'autore, diciamo, dei romanzi. E quindi in qualche modo abbiamo bussato nella porta della casa dell'Alligatore e abbiamo chiesto il permesso, cioè possiamo entrare, ci fai vedere come vivi, ci fai vedere che qual è il tuo passato, nei vari cassetti della tua abitazione, quali cose ci sono. Questo si è sposato però con una cosa alla quale faceva riferimento Massimo nel suo intervento di prima, cioè alla costruzione di una storia trasversale che ha a che vedere con quella con una vicenda resa esemplificata attraverso la narrazione, resa appunto attraverso il racconto cinematografico, ma che è presente tutti i giorni su tutti i territori in Italia, in particolare su un territorio molto operoso come quello veneto, che è il rapporto incredibilmente distorto tra la produzione, anche la migliore produzione, e il territorio. Che fine fanno le scorie di questa produzione è uno dei problemi principali della nostra società, no? E quindi noi ci siamo divertiti a mettere, diciamo, a creare una sorta di percorso forzato di tutti i nostri personaggi attraverso questa vicenda, la vicenda dello sversamento dei rifiuti, che è una cosa che secondo me purtroppo non perde di attualità e non perderà di attualità per molto tempo, perché lo sversamento dei rifiuti è consustanziale a un certo tipo di economia abbastanza feroce alla quale abbiamo dato vita con il consenso, diciamo, più ampio possibile e immaginabile. Forse mai nessun sistema economico ha avuto il consenso che ha il sistema economico, diciamo, capitalistico dentro il quale siamo tutti immersi. È verissimo. E allora, invece, tu hai trattato quindi le forme
realtà attraverso questo personaggio, che nuota, naviga nella Laguna Veneta e in quel territorio. Ma a proposito di narrazione e di legame con altri territori, tu hai raccontato la storia di Pippo Fava, un giornalista coraggiosissimo che è stato ucciso veramente, non è un personaggio di finzione. Pippo Fava è stato ucciso il 5 gennaio del 1984 nella sua Catania, e tu lo racconti molto bene in un altro film completamente diverso, che è Prima che la notte. Ora, però, questi due personaggi, appunto, nelle loro complessità, l'uno vero, l'altro inventato, però con tutte le sfaccettature di cui tu parli a proposito di Marco Buratti, sembrano quasi speculari in realtà. Io vorrei capire se c'entra qualcosa in Marco Buratti, nella tua narrazione, nella vostra narrazione di Marco Buratti, se Pippo Fava c'entra qualcosa o se è una pura idea. Ma allora, io penso una cosa, qui vado su un territorio che non è il mio, ma io credo che la scrittura, che la letteratura in questo momento stia acquisendo una forza che nel recente passato non aveva, proprio in relazione a quella che chiamiamo la complessità del presente. Gli scrittori, attraverso un uso accorto della narrazione, interpretano in una maniera molto analitica, a volte feroce, altre volte appunto suggestiva, delle situazioni che altrimenti è difficile comprendere, è difficile tenere tutte insieme. Situazioni, appunto, tenere insieme il potere politico, quello criminale e quello psicologico di determinati personaggi, diciamo, dello spettacolo, tenere insieme tutte queste cose è molto difficile. La letteratura da questo punto di vista è imbattibile, ha una forza straordinaria. Ecco, Pippo Fava era un grandissimo giornalista, ma era anche un grandissimo narratore, era un grandissimo drammaturgo, era uno scrittore straordinario, e la forza immaginifica con cui ha raccontato la mafia ha dato così fastidio, secondo me, alla mafia proprio per questa sua potenza. Lui, quando rappresentava i quattro padroni di Catania, cioè i quattro pilastri dell'economia catanese, come i quattro cavalieri dell'Apocalisse, colpiva l'immaginario collettivo dicendo: attenzione, questi signori straordinari che tutti veneriamo in realtà ci porteranno al disastro, perché hanno a che fare con un modus operandi che è immaginabile solo insieme al potere mafioso. Il loro potere economico non è diverso e non è distinguibile dal potere mafioso. Ma lo faceva non dicendolo come lo sto dicendo io, ma lo faceva attraverso questa forma immaginifica di narrazione che lui utilizzava anche sui giornali che ha fondato. Ecco, in questo senso, per me, raccontare la vicenda di Fava a me ha dischiuso tutta una serie di questioni, diciamo, molto interessanti relativamente alla narrazione dei fenomeni criminali. Io personalmente sono sempre stato refrattario, ho sempre rifiutato di fare serie televisive sui camorristi, sui mafiosi in genere, perché le trovo troppo spesso appiattite sul fenomeno e al limite del ridicolo da un punto di vista della costruzione dei personaggi. A volte mi viene da ridere nelle scene più drammatiche, e non si dovrebbe ridere perché in queste scene drammatiche magari questi mafiosi stanno ammazzando qualcuno o stanno facendo, operando un'azione violenta. Ecco, quelle cose lì mi hanno sempre dato un po' fastidio. Avendo conosciuto raccontato per la prima volta la cosiddetta criminalità organizzata attraverso la vicenda di Fava, mi ha permesso, e non so se in questo modo sto rispondendo alla tua domanda, mi ha permesso di non solo di analizzare il personaggio di Alligatore, ma di cercare di sfruttarne al massimo
la sua potenza immaginifica. Ecco, Alligatore è un personaggio letterario che ha dentro tutte le esperienze possibili e immaginabili dallo scrittore, dall'esperienza dello scrittore all'esperienza del giornalista e persino l'esperienza del criminale. E questo privilegio te lo può fornire solamente un grandissimo personaggio inventato da uno scrittore straordinario. Perfetto, mi hai risposto completamente. Grazie. Grazie Daniele. Passiamo all'aspetto più articolato da un punto di vista del territorio, che è l'indagine. Anche l'indagine, dottor Terzo, è una forma di racconto in fondo, no? Cioè, deve aprire il microfono, le ricordo, altrimenti non la sentiamo. Anche l'indagine è una forma di racconto, dicevamo, ma c'è una cosa che le volevo chiedere. Io ho visto altri suoi interventi e le dico una frase che ho letto oggi, una frase di Nando Dalla Chiesa, che dice: la vera forza delle mafie sta fuori dalle mafie stesse. Ecco, in fondo il tema della corruzione che le mafie inducono all'interno del tessuto civile, facendo, se vuole, riferimento anche all'indagine di cui lei è stata protagonista, quella che citava anche Gianni Belloni prima, il processo Aspide cosiddetto, l'indagine Serpe che dir si voglia, se riusciamo anche ad accennare di che cosa si trattava, era una finanziaria di Padova che in qualche modo aveva, diciamo, monopolizzato la concessione di prestiti, ma finendo poi nell'usura. Capisco che le sto complicando il compito, ma lei è bravissima e se lo semplificherà. Beh, intanto alle 10 di sera il magistrato interviene col suo ruolo paludato, con i suoi interventi barbosi, ed è una cosa che io poi con cui mi trovo poco a mio agio, anche perché ho sentito degli stimoli molto interessanti da Gianni Belloni e da Massimo Carlotto. Quindi andare nella tristezza della narrazione mi viene un po' difficile, però cercherò di essere sintetico. Io sono effettivamente prolisso nelle mie richieste cautelari, perché tendo a, non avendo fiducia dei miei giudici, e sbaglio perché poi vengono accolte, tendo a narrare pure troppo, ma non ho nessuna velleità di scrittore. Quello che mi piacerebbe raccontare è ecco, magari togliete la mia immagine perché ho un pessimo rapporto con la mia immagine. Quello che mi piacerebbe raccontare non è la narrazione del magistrato, del certificatore di queste forme patologiche, ma quello che come cittadino leggo da delle vicende, e le leggo non con presunzione di sociologo, ma le sensazioni che mi vengono dal mondo con cui quotidianamente mi confronto. Per cui non è semplice accontentare le sue richieste. Potrei cavarmela con alcuni slogan. Abbiamo molti giornalisti, quindi per loro sono più recettivi rispetto agli slogan, perché ho avuto anche una fidanzata giornalista e so che servono più slogan che narrazioni e motivazioni. E poi, se mi restano due minuti, vorrei diffondermi su alcune osservazioni che ho sentito fare a Gianni Belloni e a Massimo Carlotto. La mafia al nord, o quantomeno al nord-est, non voglio parlare per tutto il nord, ma al nord-est la mafia non ha il controllo del territorio, non l'ha mai avuta. La mafia di Maniero, una mafia di secondo livello che regnava sugli altri criminali, ma non andava a chiedere il pizzo, e nessuna organizzazione mafiosa ha mai chiesto il pizzo al nord, perché non gli interessa, non potrebbero farlo, verrebbero immediatamente sradicati e arrestati. La mafia al nord non ha mai sfondato porte, non ha mai avuto bisogno di sfondare porte, per anni si è limitata a riciclare, a approfittare di opportunità economiche per reimpiegare il denaro. Negli ultimi anni, questo è preoccupante, è stata in qualche maniera, gli è stata aperta la porta,
in alcuni casi è stata proprio invocata. È vero, io sono d'accordo con quello che ha detto, che dice Massimo Carlotto, sulla percezione di molti cittadini sull'utilità dei soldi della mafia e sul fatto che la mafia non sia vista in maniera così cattiva. Nelle indagini degli ultimi 10 anni, quelle almeno che conosco, la sensazione nitida è che non hanno dovuto sfondare nessuna porta, gli è stato chiesto di fornire capitali, salvo poi scoprire che si divoravano, fornivano i capitali, ma si divoravano le società nelle quali li iniettavano. In alcuni casi gli è stato chiesto di fornire i loro servizi. La prospettiva più recente dell'infiltrazione mafiosa non è neanche poi di fare usura, continuano a farlo, ma essenzialmente la mafia è diventata un'entità che presta servizi, soprattutto nel settore della riscossione crediti. La mafia è detentrice di uno strumento che è straordinario, il metodo mafioso. È descritto dalla norma il metodo mafioso, cioè la capacità di piegare qualsiasi resistenza evocando un potere superiore che tale per cui se anche arrestassero colui che va a fare la minaccia, ci sarebbero altri che porterebbero ad effetto queste pretese. La mafia quindi detiene, alcune volte millante in realtà, ma comunque esprime un potere di convincimento che piega ogni resistenza. Questo potere viene proprio richiesto. Abbiamo frequentissimi casi di imprenditori del nord che per bypassare le fastidiose, le incerte vie giudiziarie si rivolgono al mafioso di turno e gli chiedono di riscuotere un credito. È un fenomeno che sta prendendo piede e ci apre appunto conferma quello che diceva Massimo Carlotto sul fatto che la mafia non è vista come il mostro, il nemico. Cioè magari tutti guardano gli sceneggiati televisivi in cui il poliziotto buono, il mafioso cattivo, spesso poi c'è anche un po' una enfasi nel narrare queste forme estreme, Gomorra, queste cose qui, che hanno anche un loro fascino, ma questa è l'iconografia banale della mafia. Come diceva Gianni Belloni, c'è una mafia che invece fa comodo perché ti aiuta a conseguire i tuoi interessi economici. E di questa non se ne parla, e soprattutto non si parla di quel ceto imprenditoriale che certamente è minoritario, non è che stiamo parlando della maggioranza degli imprenditori, ma di quel ceto imprenditoriale che dei soldi della criminalità, dei metodi della criminalità fa volentieri uso. E questo è un fenomeno, senza scomodare e banalizzare quell'intuizione di Sciascia della linea della palma che si sta progressivamente alzando, ma è un fenomeno che è sempre più frequente. Non amo mostrare, fare più nera la situazione di quello che è. Non la voglio drammatizzare, però il fenomeno è nettamente percepibile. Spesso mi è capitato di sentirmi il committente la riscossione crediti che si difende in casa dicendo: ma io ho dovuto rivolgermi a questo signore perché lo Stato non mi consentiva di riscuotere il mio credito. Questa è una argomentazione che poi viene sostenuta anche dai difensori impunemente, perché quando me la sento devo dire che istintivamente devo frenare il mio impulso di colpire, perché c'è questo mito che se uno si rivolge al mafioso è perché lo Stato è inefficiente, e questa è una falsità. Non perché lo Stato non abbia delle carenze, ce le ha, se avessimo più tempo magari ci arriveremo, ma chi si rivolge al mafioso per riscuotere un suo credito sta facendo un'operazione che è spudoratamente vergognosa. Di fronte a un debitore che non ha soldi per pagare o li ha nascosti, non li vuole pagare, che magari ha 10 creditori, il più furbo che si rivolge al mafioso
ottiene lui solo quel credito e gli altri non avranno niente. E se lo dichiarassero il fallimento di questo debitore, prenderebbero un euro a testa invece del loro credito di 100. In questa maniera lui se ne prende metà del suo credito, perché metà lo deve lasciare al mafioso, e tutti gli altri resteranno senza soldi. È un falso mito dire che la mafia fornisce un servizio che lo Stato non fornisce. Non esiste paese che ottenga da un debitore che non ha soldi la soddisfazione dei suoi creditori. Certi imprenditori italiani pretenderebbero che certamente non il guadagno dell'impresa venga diviso con lo Stato, perché quello non ci pensano proprio, ma che il rischio di impresa venga sopportato dallo Stato. Per cui se lo Stato non mi fa rientrare dei miei crediti, io ho il diritto di rivolgermi dal mafioso di turno per ottenere la riscossione. Sto parlando di altro, ma sono d'accordo con Gianni Belloni nel dire che il problema dell'infiltrazione mafiosa al nord è dato non dal mafioso in sé, che è un onesto professionista che fornisce un metodo criminale che, se viene beccato, paga delle sanzioni che francamente sono adeguate. Il vero problema è il committente del mafioso. Esiste proprio un settore più o meno vasto dell'imprenditoria, e l'ampiezza varia dalle situazioni di crisi. Più siamo in condizioni di crisi e più si crea quella zona di fragilità imprenditoriale che ha bisogno di denari, perché il ceto bancario non glieli dà più, che ha bisogno di avere chi ti aiuta a riscuotere, chi ti presta soldi, che poi chi ti aiuta a riscuotere i tuoi creditori, e che quindi diventa un terreno fertile in cui le criminalità, che godono di notevolissimi capitali, vanno a infiltrarsi. Non so quanti minuti ho, ma insomma cerco di andare veramente per sommi capi. Questo comporta dei problemi grossissimi per l'investigatore, perché qui poi, se riuscirò, non è un problema di repressione, perché la repressione con queste situazioni in questi contesti ha dei problemi enormi. In un contesto di questo tipo, in cui la vittima è fuori dal mercato perché non riesce più a reggersi, quindi deve ricorrere a soldi di organizzazioni criminali che gli danno ovviamente a usura, che poi si impossessano della loro azienda, la inducono a commettere frodi fiscali, a emettere false fatture. Quindi o è una vittima vera, ma caduta in mano dell'organizzazione mafiosa, si trova a commettere reati, o è un committente, un imprenditore bandito che vuole utilizzare il mafioso per guadagnare più, recuperare in fretta i suoi soldi. Nell'uno o nell'altro caso sono soggetti che non collaboreranno nel corso delle indagini. È impensabile avere denunce da parte di costoro. Le vittime pure, perché non lo possono fare, perché nel momento in cui denunciano sono fuori dal mercato, non potranno più essere imprenditori, e pare che un nato imprenditore abbia diritto di fare imprenditore a vita anche se è fuori mercato. Mentre un lavoratore, gli si dice che l'impresa ha chiuso e deve andare a casa. L'imprenditore ha diritto di essere imprenditore al di là della sostenibilità della sua impresa. Quindi quelli non collaborano. L'imprenditore committente l'intervento all'impresa mafiosa, l'imprenditore forte, paritario rispetto al boss mafioso, non collabora, ovviamente, certamente non collabora. Quindi noi ci troviamo ad operare in un contesto in cui nessuno collabora. Se non avessimo le vituperate intercettazioni, noi non faremmo assolutamente niente. Quindi la repressione è molto difficoltosa. Noi in realtà andiamo a spot, se ci va bene, facciamo un'operazione ogni tanto, perché hanno fatto un errore di troppo, hanno usato la mano pesante e si è saputo, insomma. Ma se l'organizzazione è furba, se lo fa con una certa discrezione e non usa la violenza se non quando è assolutamente indispensabile, noi in realtà non riusciamo a incidere. Anche quando individuiamo l'obiettivo non è sempre facile, perché le risorse non sono infinite. Le operazioni che voi avete citato, ma di cui non parlerò perché rispetto la regola aurea che un magistrato dei suoi processi non può parlare, di quelli agli altri non è opportuno che parli.
non tutti i miei colleghi lo fanno, perché ne vedo molti che in televisione discettano delle indagini altrui. Beh, però il processo che le ho citato io è finito in giudicato, è passato in giudicato. Quello di Eraclea, in realtà stiamo facendo il dibattimento, e l'abbreviato, in cui effettivamente è stato condannato anche un sindaco per concorso esterno, però dobbiamo ancora aspettare le motivazioni, quindi sarebbe a dir poco inelegante che ne parlassi. Ma quello di Padova, insomma, è la vicenda di un'organizzazione che, non potendo, di una persona molto intelligente, Mario Crisci è una persona di elevatissima intelligenza che, come ha detto in dibattimento, nel momento in cui il governo ha smesso di fare la repressione fiscale, cosa che mi dava da lavorare con l'elusione fiscale, portando i soldi nei paradisi fiscali, nel momento in cui non era più vietato per un cambio governativo fare evasione fiscale, io ho perso il mio lavoro di elusore fiscale, ho dovuto fare usura. Questa è la sintesi della banda di Padova. Alla fin fine c'è sempre un rapporto con la macroeconomia. E era una banda che dava soldi, dopodiché dare soldi a una persona in condizioni di fragilità economica significa semplicemente dargli la corda in cui si impiccherà. Prima o dopo stringi, anche perché tassi del 10% mensile ci vuole pochi mesi, e poi assorbi tutto e ti propaghi a macchia d'olio, perché risali i suoi debitori e ti riproponi a loro. Però questa è una vicenda banale. Se ho due minuti, volevo chiudere dicendo che in questa situazione l'intervento repressivo, guardate che ha poco senso, anche perché, come dicevo, le risorse sono finite. Il processo che stiamo facendo adesso, che citava Gianni Belloni, che non è gigantesco, ha 45 imputati, 25 li abbiamo definiti in abbreviato, sta in una realtà piccola come sono i tribunali del Veneto, assorbe giudici, udienze, tempo, e congela una montagna di altri processi, che non significa che non dobbiamo fare questi processi, ma significa che con la coperta corta, se lavori da una parte, togli spazio dall'altra. Questo per dire che quello che serve è un intervento di tipo diverso, un intervento preventivo, sia da un punto di vista culturale. Come diceva Gianni Belloni, noi non possiamo più pensare che la mafia sia qualcosa di altro. Il problema della mafia, che è, contorno a dire, è uno strumento, il problema è il contesto che utilizza questo strumento, il contesto veneto che ha digerito, perché non si sia neanche posti grandi problemi etici, che ha assimilato questo strumento per piegare ogni reazione. Questo è un problema culturale ed è un problema, ma questo richiederebbe altri 10 minuti e mi fermo qua, ma ve lo accenno rapidissimamente, è un problema preventivo, cioè noi dobbiamo ripulire il tessuto economico da imprese che non hanno gambe per camminare. Ora, io l'ho detto 5-6 anni fa a un convegno di Confartigianato organizzato con Libera, Confartigianato a Treviso, parlai di imprese infette che contaminano l'ambiente circostante. All'epoca la cosa fu sentita male, tant'è che un onorevole presente locale, immaginatevi di che, intervenne un po' alterato dicendo che non si demonizza l'impresa. Adesso, con il Covid imperante, forse il concetto dell'impresa infetta che propaga, che diventa ricettacolo di interventi criminali e che li propaga nell'ambiente circostante, soprattutto in una situazione di crisi, forse è un linguaggio che adesso siamo più portati ad accettare, perché capiamo cosa significa essere, cosa significa essere infetti. Infetti, dico bonariamente, non sostengo certo eugenetica nelle imprese, per carità di Dio, ma voglio dire, o noi rimettiamo ordine e rimettiamo in piedi il diritto penale dell'economia, cioè un'economia che sia presidiata da regole certe, tipo i bilanci, che siano bilanci veridici e non quella farsa di repressione dei falsi in bilancio che in realtà non reprime niente. Noi siamo un paese in cui, se un extracomunitario dà una generalità falsa al momento dello sbarco in Italia, commette almeno 4-5 reati, perché noi abbiamo deciso che quella sia un reato da punire severamente. Ma se una società
dichiara delle sue identità false e il bilancio è la carta d'identità di una società, non commette di fatto reato, perché prima di concretare un falso in bilancio ci vuole il triplo dolo, secondo l'ultima interpretazione della Cassazione. Un cristiano, un magrebino, un ex comunitario può vendere borse false o può spacciare un po' di droga, molto di più non fa. Una società che imbroglia sui suoi fondamentali attraverso il bilancio può fare dei danni mostruosi senza scomodare Banca Intesa, mi arriva una diffamazione, Veneto Banca e qualche altro istituto di credito, senza scomodare quelli che hanno messo in ginocchio centinaia di migliaia di persone, migliaia di persone. Ma una società fa molto più danno, eppure l'ex comunitario non può dichiarare di generalità false, ma una società può impunemente raccontarsi, perché forse ho tagliato troppo, ma purtroppo il tempo è tiranno, tutta questa vicenda dipende dal fatto che società che non potrebbero stare in piedi continuano a farlo, perché qualcheduno che li fa un bilancio in pareggio si trova sempre. Quindi o noi agiamo a monte, togliendo, eliminando questi soggetti fragili che sono, aspirano la criminalità, l'ingresso alla criminalità, o noi andremo avanti con una repressione episodica che non porta in realtà a niente. Scusate, io spero di non aver sforato troppo, ma insomma... No, ma non importa, adesso non ne facciamo una questione di tempi, ma di contenuti, e i suoi sono stati veramente molto interessanti, quindi era importante anche avere questo quadro. Io farei ripercorrerei all'indietro i nostri interventi. Non abbiamo più in collegamento il Presidente della Federazione della Stampa, perché evidentemente il collegamento in treno non era sufficiente, quindi ve lo saluto io da parte sua e vi ringrazio anche a nome suo e della Federazione della Stampa, con cui lavoriamo sempre, della vostra presenza. Dicevo, Andrea Ritroso, quindi nell'ordine riporrei una domanda che ho visto in chat per il dottor Tezzo, poi Marta con Daniele Vicari, io ho visto una domanda anche per Gianni Belloni, e poi chiudiamo con Massimo Carlotto, che mi sembra la chiusura più ideale di questo, dal racconto della magistratura. Io non intendevo che lei fu, non ho mai letto una sua richiesta di rinvio a giudizio o un suo atto, quindi non so se lei sia prolisso o meno, parlavo di una narrazione in genere che poi noi giornalisti in qualche modo estrapoliamo dagli atti. Allora, la domanda per lei, però questa volta la devo io pregare di essere sintetico, è abbastanza secca la domanda, però lei ne parlava adesso nel finale del suo intervento. Dal punto di vista della penetrazione, ci sono stati molti allarmi su questo fatto che la pandemia in qualche modo favorirebbe l'intervento delle mafie, perché essendo le mafie detentrici, diciamo, di denaro liquido in grande quantità, potrebbero in qualche modo approfittare del momento. Questo per quello che riguarda il Veneto, le risulta, è un'ipotesi sulla quale state in qualche modo che state monitorando, o il Veneto fa storia a sé da questo punto di vista? È troppo presto per dirlo. Credo di mi sentirei di dire che probabilmente non avrà grossi effetti, perché collegata alla pandemia, cioè, già si dice blocchiamo le cartelle di Equitalia, mi pare di capire che c'è sostanzialmente una situazione di stasi che dà ossigeno a tutti quanti, sia chi, come dicevo, ha una sostanza, è una società sana, sia chi non lo è. Quindi in questa situazione mi pare che non mi sento di dire che ci siano in corso infiltrazioni. Il fenomeno grosso, io me lo ricordo, nella crisi 2008-2011, il grosso della crisi, dove effettivamente, ha ragione Massimo Carlotto, dove emerse chiaramente che la locomotiva veneta era drogata, lo dissi anch'io e non fu ben gradito, era drogata dal fatto che il famoso nero veneto, il 20% che non si versava allo Stato, era quel plus che ci dava questa competitività. Quando il governo, messo alle strette da Bruxelles, ha cominciato a fare un po' di ha dovuto fare un po' di repressione fiscale seria,
Ecco che quella differenza di quel margine è venuto meno in concomitanza con la crisi. La cosa ha avuto un effetto deflagrante e appunto la fame di capitali in tutte queste imprese che non avevano liquidità, che non avevano messo da parte niente, che vivevano praticamente senza risorse, senza accantonamenti, hanno dovuto ricorrere a crediti fuori dal sistema bancario e quindi si sono aperte le strade della criminalità. Quello è stato un fenomeno registrato. Ora, se questo si ripeterà adesso, io francamente non lo saprei dire. Ovviamente sono senza le antenne per capire se avviene, un po' ci sono, non è che siano sempre attendibili, ma insomma l'orecchio teso c'è, però è presto per dire. Grazie dottor Terzo, anche è stato bravissimo, anche sintetico. Torniamo a Marta e torniamo a Daniele Vicari. Io ricordo che Daniele è anche uno scrittore e un libro suo è uscito recentemente, questo libro che meriterebbe una sua puntata a parte, diciamo, ma tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi meriterebbero delle puntate ad hoc. Dottor Terzo, il microfono, altrimenti entra, grazie. E Emanuele della Battaglia, che è poi una storia che ha molto a che fare col territorio, ma non voglio distrarre Marta dalle sue domande, dico solo perché era interessante questo, anche da questo dal punto di vista della narrazione dei territori. Vai Marta, grazie. No, di domande a Carlotto, a Vicari, ce ne sarebbero tantissime da fare, ma invece io voglio chiedere una cosa a Allegra. Perché c'è una bella un'armonia in questa narrazione del Veneto e della criminalità attraverso l'alligatore? Massimo Carlotto fa un cameo nella serie e parla con il suo personaggio. Vorrei sapere da Daniele come gli è venuto in mente e a Massimo come si è sentito a parlare con il suo personaggio. Il microfono, di accendere il microfono. Allora, l'idea di questo cameo nasce da Emanuele Scaringi, che è il secondo regista che ha realizzato l'Alligatore, ed è un'idea più che opportuna, cioè quando ce lo siamo detti è stata un po' una piccola festa, perché in questo mondo di personaggi straordinari, secondo me, era necessario in qualche modo far transitare l'autore, perché la soggettività di questo racconto, come dicevo nel mio intervento prima, è talmente forte ed è talmente intrigante che avere un passaggio come facevano i pittori del Rinascimento, diciamo, avere il volto dell'autore, la parola dell'autore dentro, era non solo doveroso ma anche molto divertente. Quindi non so Massimo come l'ha presa, forse all'inizio pensava fosse uno scherzo, in realtà noi ci tenevamo moltissimo che lo facesse. Come Pasolini nel Decameron, no? Massimo. No, io pensavo all'inizio di fare come Hitchcock, cioè transitare con la mia pancia dentro una scena, invece mi è arrivato la sera prima, mi è arrivato proprio il copione che conoscevo, insomma, che già... Ma la cosa incredibile è stata che al primo ciak sono rimasto imbambolato, perché la scena era questa: l'alligatore arrivava con Beniamino Rossini e mi doveva corrompere. Quindi quando ho visto queste due banconote da 50 euro che mi venivano così gentilmente dall'alligatore, mi sono bloccato, ho detto, ma qui il mio personaggio mi sta corrompendo. La riflessione è stata questa, quindi sono stato anche, non solo il cameo, ma sono anche l'unico autore che si fa corrompere dal proprio personaggio. E tutti i lettori l'hanno notato. Io ho ricevuto veramente una marea di mail su questo fatto. Dice, sono bastati 100 euro per farti corrompere.
Beh, grazie, avete fatto un'operazione bellissima, di rara armonia, veramente intensissima, grazie. Anzi, che non circolavano sostanze strane, perché alligatore è estraneo alle sostanze, se no sarebbe stato un po' più difficile, Massimo. Con i Se hai un'altra domanda veloce per tutte e due, purché sia veloce, abbiamo ancora qualche minuto, poi passiamo a Gianni perché c'è una domanda Sì, per io lui. vorrei chiedere a Massimo, come si sente in questo periodo. Molti autori hanno delle difficoltà a creare una narrazione dei personaggi in un periodo così complesso come questo della pandemia. Tu invece hai appena consegnato un nuovo romanzo, se si può dire, e quindi in realtà hai superato questo problema comune di come narrare, se narrare la pandemia. No, io mi sono rifiutato fin dall'inizio di narrare la pandemia, non ho nessuna intenzione di farlo. La pandemia cioè, passerà, ci vuole tempo poi per metabolizzare e trovare la giusta dimensione del racconto, ci vuole appunto la giusta distanza. No, noi scrittori siamo, secondo me, assolutamente privilegiati in questo tipo di situazione. Il vero scandalo è il mondo dello spettacolo. Questo è il fatto che ci sia una così scarsa attenzione rispetto al mondo della cultura e dello spettacolo in questa situazione è veramente, veramente gravissimo. A noi, tutto sommato, alla fine, in qualche modo. Quello che manca è la relazione con i lettori. Io sono un autore che di solito faceva 70-80 presentazioni l'anno in giro per l'Italia. E questo significa interrompere i rapporti con il mondo dei lettori, i librai, le biblioteche. Questo secondo me è grave, nel senso che questo lo avverto molto come un danno. Certo, invece a Daniele chiedo un'altra cosa, perché lui durante, proprio durante la chiusura, insieme a tutti i suoi collaboratori ovviamente, durante la chiusura e il lockdown della primavera, proprio la chiusura totale, ha realizzato, prima che la notte, se il giorno è la notte, il giorno è la notte, è un film girato totalmente durante il lockdown, quindi ognuno era a casa sua. Vorrei sapere come è nata l'idea e come si è realizzato questo film, Il giorno e la notte. Ma molto semplicemente io ho la responsabilità di far vivere una scuola di cinema, che è una scuola pubblica e gratuita, intitolata Gian Maria Ponte. E quindi fin dall'inizio del lockdown mi sono posto questo problema, cioè di non lasciare soli i ragazzi, ragazzi di 20 anni, soli, chiusi in casa. Io ho anche una figlia più o meno alla stessa età, e in qualche modo, secondo me, noi adulti avremmo dovuto fin da subito fare in modo tale che loro non vivessero una prigionia, diciamo, così pronunciata e così difficile da affrontare. Per cui attraverso la scuola di cinema noi abbiamo messo a punto un sistema molto divertente, secondo me, per fare dei film a distanza. E a quel punto, siccome con i miei amici e colleghi abbiamo accompagnato i ragazzi in questo percorso, ci siamo detti: vabbè, ma facciamolo anche noi, divertiamoci anche noi. Quindi così costruito dei gruppi di lavoro e abbiamo realizzato varie opere. Tra queste, il film di finzione girato a distanza con gli attori nelle loro case che raccontano delle storie che non hanno a che fare con la pandemia. E un film documentario ambientato in tutto il mondo, Ah. intitolato Ari, che trovate su Rai Play, che racconta la storia di italiani rimasti bloccati a causa del lockdown nel mondo. Ecco, io penso che il cinema, in qualche modo, invece, abbia il dovere di intervenire immediatamente nelle situazioni che ci troviamo a vivere. Se non fosse stato così, non avremmo avuto Rossellini, non avremmo avuto Roma Città Aperta. Anche sotto i bombardamenti si sono fatti i film, e quindi in qualche modo, secondo me,
proprio perché ci sono in campo tantissimi strumenti, compreso quello che stiamo utilizzando adesso, cioè le piattaforme che sono basate sul linguaggio audiovisivo. Non utilizzare il linguaggio audiovisivo come forma di comprensione delle cose che ci stanno accadendo intorno, io l'avrei vissuta come un senso di frustrazione e anche un senso di colpa, perché la possibilità di farlo c'era e quindi mi è sembrato giusto praticarla. Sì, Aria è diretto e realizzato anche con Andrea Perforati e Costanza Quatriglio, è veramente un documentario da vedere su RaiPlay, appunto, insieme a tutti gli altri. Allora, grazie ancora a voi. Intanto, allora, c'è una domanda che cade, credo, proprio a fagiolo per Gianni. Allora, andiamo a chiudere con Gianni, poi vediamo se ci resta qualcosa, ma temo che ormai siamo quasi alla scadere. Faccio una comunicazione, diciamo, di servizio. Ricordo ai colleghi che sono iscritti alla piattaforma SIGEF che prima, quando chiudiamo il collegamento, dovete rimettere il vostro nome e il numero della tessera, perché, come sapete, per avere i crediti formativi bisogna assistere, e giustamente, dall'inizio alla fine. Dicevo, Gianni Belloni, ci chiedono, fra le tante domande, io mi scuso se non sono riuscito a farle tutte, ma non ce l'avremmo comunque fatta. Questa la trovo molto interessante. Che cosa emerge dall'osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa nel Veneto? So che questa struttura, diciamo, è al centro anche di polemiche dal punto di vista della sua efficacia e del lavoro che ha fatto. Voi, credo, come centro studi avete anche, insomma, espresso, no? Qualche riserva, se non ricordo male, sulla, che poi è qualcosa che ha a che fare col rapporto fra, diciamo, insediamenti mafiosi, criminalità, corruzione e politica, ovviamente. Gianni. Sì, l'osservatorio citato è una struttura prevista dalla legge regionale contro le mafie, contro la criminalità organizzata, istituita nel 2012. Ed è un osservatorio che ha una finalità nobilissima, importantissima, forse un po' troppo, forse troppo pretenziosa. Comunque, diciamo così, dovrebbe mettere in qualche modo ad analisi le politiche regionali e comprendere le correzioni utili per il contrasto alla criminalità organizzata, cioè suggerire alla politica quali possono essere i provvedimenti utili per un contrasto a quel livello. Purtroppo l'osservatorio non ha prodotto questo tipo di consigli e di queste indicazioni, ed è stata un'occasione persa importante, proprio perché, e lo diceva bene Roberto Terzo, il contrasto affidato solamente agli organismi deputati alla repressione, al contrasto militare, diciamo così, è assolutamente limitato. Occorre cambiare le politiche. Citando la questione dei rifiuti di cui parlava Vicari, un sistema di gestione dei rifiuti fatto in un certo modo, cioè ad esempio allungando moltissimo la filiera, moltiplicando le strutture intermedie, eccetera, eccetera, favorisce le dimensioni di criminalità ambientale. Politiche diverse invece la scoraggiano. Quindi sta alla fine in capo alla politica una capacità di contrasto seria, che non è appunto quella di fare solo i comunicati di congratulazione alla magistratura quando avvengono le inchieste e gli arresti. Il fatto che questo non sia avvenuto è veramente un problema importante. Forse anche quell'osservatorio potrebbe anche fare a meno di funzionare, diciamo così, facciamo funzionare la commissione che c'è, che esiste, che è instaurata, eccetera, eccetera, di verifica e di valutazione delle politiche pubbliche. Andiamo a vedere, ad esempio, se per caso nel Veneto non esistono, e dopo il MOSE forse sarebbe proprio il caso di vederci chiaro, abbiamo avuto il MOSE, ci sono dei conflitti di interesse nelle politiche pubbliche che fa la Regione Veneto? Ma sarebbe tutto un capitolo da aprire, non difficilissimo peraltro,
perché anche lì all'interno, anche se non parliamo di mafie, forse è il caso di vederci chiaro. E quindi, insomma, quello è stato sicuramente un'occasione persa. Bene, allora io direi che siamo stati bravi, siamo stati nei tempi. Io intanto annuncio che questo era il primo di due incontri che noi abbiamo organizzato sul tema del racconto, nelle mappe del racconto. Il prossimo è il 2 marzo, saranno protagoniste tutte al femminile, oggi a parte Marta erano tutti maschietti. Questa volta invece saranno tutte protagoniste al femminile. Ci saranno tre colleghe di tre aree diverse: nord, cioè, scusate, ovest, centro e est dell'area del Triveneto, perché in realtà una è dell'area che è confinante fra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, le altre invece una è fra Padova e Mestre, l'altra è di Verona. E quindi affronteremo questo tipo di racconto più da vicino al racconto giornalistico, ma faremo anche un excursus, so che è un tema caro sia a Marta che a Massimo Carlotto, sulla situazione delle persone carcerate in Veneto. Avremo Francesca Vianello, che è dell'Università di Padova, che si occupa di queste tematiche, quindi faremo anche questo e avremo anche un esponente, diciamo così, di un'associazione che è Articolo 21, che si occupa di libertà di informazione. Quindi io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa cosa, ringrazio Massimo Carlotto, ringrazio Daniele Vicari, ringrazio Gianni Belloni e il dottor Terzo. Siete stati veramente esaustivi e anche molto interessanti. Io vi ho trovato molto interessanti, sono sicuro che anche chi ci ha seguito. Spero che potremo ripetere questa cosa, magari vedendo di capire, di focalizzare anche altri temi, perché penso che forse quello che ci ha spinto a organizzare questo è proprio il fatto che pensiamo che vengano narrate tante cose, lo dico autocriticamente come giornalista, vengono narrate male dall'informazione, ma se c'è una cosa che viene narrata veramente male sono i territori, diciamo. E poi ci si stupisce quando accadono determinati fenomeni. La verità è che basterebbe andare a indagare, ma questo credo che non sia un interesse, soprattutto purtroppo, degli editori più che dei giornalisti. Bene, detto questa critica al mondo dell'editoria, io vi ringrazio ancora della partecipazione. L'ho tenuta un po' lunga per dare ai colleghi e alle colleghe il tempo di scrivere nome, cognome, numero di tessera e chiudere il collegamento, e quindi vi ringrazio ancora e ricordo che chi volesse documentarsi o leggere e appassionarsi può leggere i libri della serie L'Alligatore di Massimo Carlotto, può leggere, ma non soltanto, c'è anche questa Signora del Martedì a cui dopo chiederò qualche delucidazione, che è appena uscita e ho cominciato a leggere, interessante, molto interessante. Non vi dico niente perché le storie noir gialle, anche se questa è molto particolare, non vanno svelate. Può leggere Emanuele della Battaglia di Daniele Vicari, o può leggere anche Come pesci nell'acqua di Gianni Belloni e di, non ricordo mai l'altro autore, ecco. Oppure può leggere i resoconti delle inchieste del dottor Terzo, che anche se non è uno scrittore, come diceva Giulietti in apertura, spesso all'interno delle sentenze o delle richieste di rinvio a giudizio si trova molta più narrativa sui territori che sui giornali e su altri posti. Vi ringrazio molto, e alla prossima puntata. Grazie a tutti, grazie. Buona Grazie a serata. voi, grazie Marta, grazie Paolo. Buonasera a tutti. Arrivederci a tutti, ciao, arrivederci. Arrivederci. Grazie, Alberto. Ciao Marta. Grazie, Gianni. Arrivederci. Arrivederci.